VPC LOL, salam alaikum, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di PES 2018 stagione 3. Sono sempre io, Walter, fondatore di VPC LOL. L'ultima volta abbiamo battuto il Manchester United dopo la sconfitta dell'altra partita e ho iniziato a registrare sempre più stabile. Vediamo se adesso o sempre la stessa settimana. Vabbè. La facciamo così, giochiamo con la formazione un po'. Mettiamo Caligiuri questa volta. Lazar mettiamo Vittorio. Sì, perfetto. Quindi facciamo quest'ultima partita di questa. Cos'è che vogliono? Non posso dare via Kurtic. Quello che non abbiamo purtroppo trequartisti in questa squadra, o meglio, non ce l'abbiamo un trequartista, ma onestamente preferisco, come si dice, non lo so, deciderò poi dopo, adesso non è il caso. Facciamo quest'ultima partita col PSG. Sto telefono è carico. Quasi. Vabbè, stacchiamolo, chi se ne fotte. Non deve per forza arrivare al 100%. Madonna. Perché c'è tutta sta scritta Huawei dappertutto? Sembra tipo uno stadio cinese. Metropole Arena. Questi cose sicuramente sono stati farlocchi. Comunque. Vinciamo quest'ultima partita e speriamo che il Bayern Monaco perda. No, non succederà mai, chi se ne frega tanto. Il PSG che giocherà con il completo giallo, il VPC LOL il solito completo nero fucsia, anche se adesso dovranno cambiare le divise. Loro che sfida un'altra delle grandi d'Europa. Anche se il PSG non era veramente una grande. Comunque. Quindi questa volta sfidiamo una squadra un po' più seria. Comunque. Vediamo come andrà a finire. Si parte, VPC LOL al primo pallone, Caligiuri, San Vito, Norese, palla per Granito, Granito la dà per Vittorio, Vittorio per Caligiuri, Caligiuri pure un colledoio per Dani Spetro, ma anticipa la difesa francese, Savataha, Caligiuri, Zara, però viene anticipato, Taha. Granito, Spettro, palla per Zara, attenzione Zara, palla è Zara, palo, incredibile, si salva, però attenzione, Spettro tiene la palla lì, la indirizza per Vittorio, palla per Adnan, si ricomincia da capo, Taha, la palla non passa. Però il bisogno del manetta. Cosa si chiama Areola, sto portiere? Che razza di nome è? Boh. Però adesso riparte il VPC logo. Danni di spettro che viene. Palla per Granito, attenzione. Granito la da. Si perde un po' troppo. E perde il pallone. Il PSG riparte. Enrico. Vittorio. Daniel Spettro, però arriva prima Areola. Palla
Palla per Vittorio. Non è per Nonese. Palla per Granito. Granito per Taha, ma viene anticipato da Ferrati. Palla per Morata. Ora ci fa vedere il PSG. Lucas Moura. C'è la palla al Karsana, che è un ex giocatore del VPC LOL. Sì, era stato venduto con grande dispiacere. Attenzione, Spettro. Mentre bloccato. Palla per Granito. Ritrovato per Zahara. Navi. Zahara di testa. Segna il gol dell'1-0. E questa volta va dentro. Grande azione del VPC LOL, Spettro che è andato, l'ha data dietro e lì di testa si è tuffato e non può fare nulla. Proprio, era davvero troppo forte questo colpo di testa. Devia, tocca ma non è abbastanza per. Comunque, ma che cazzo. Si riparte sempre. Il PSG prova a far vedere. Ok, parla per Vittorio. Palla per Granito. Palla per Spettro. Corridoio per Spettro, attenzione. Si rivela di Diego Silva. Ancora Spettro. Ma la palla per Zahar è imprecisa. Allora si riparte. PSG ora. Per dire, attenzione, palla per Lucas Moura. Ma Pressello dice di no. Pressello la lancia per Vittorio. Vittorio per Granito. Granito, Spettro. Palla per Taha, però viene anticipato. Che è stato, sapete che Taha l'ho visto qui a Reggio Calabria in queste settimane? Ora è un po' che non lo vedo, ma l'ho incrociato varie volte nella strada dove vado per la scuola guida, ma anche dove vado nella mia zona sulla via Marina Bassa. Comunque, andiamo avanti, attenzione. Si sa, qui c'è stata un'azione d'attacco. Scusate se non parlo molto come, però sapete. È che devo ritrovare un po' di. Devo ritornare a fare video, non è facile per me. Il più granito. Pallone per Caligiuri, ma non. Attenzione però, Caligiuri vince il rimpallo. Caligiuri parte il tiro deviato e si era calcio d'angolo. Silol che sta giocando una buona partita. TSG che fino adesso non ha mostrato tante. Nonostante una squadra. La squadra dei miliardari. Ma per ora. Non la dimostra. Comunque, pallone per Zara, attenzione. Ta, viene anticipato. Palla per Adnan. Zara al volo, ma la palla è completamente fuori misura. Si è provato a fare una cosa un po' difficile. Però vabbè. Ci si deve provare. C'è un fallo a favore del VPC LOL, che comunque sta affrontando bene questa partita. Anche se probabilmente non servirà perché la sconfitta col Bayern Monaco. È stata pesante. Palla per Morata. Morata e la palla è alta. Era finalmente un'azione del Paris Saint-Germain. O PSG, come viene chiamata. Paris G. Io la chiamerei squadra di Parigi e basta. Finisce qui. 1-0 il primo tempo, con la rete di Zahara.
Continuiamo con le stesse, diciamo, un ottimo. Prende Gemma ha fatto poco e nulla, solo posso si palla. Vabbè, andiamo per il secondo tempo. Ha fatto sostituzioni il PSG, ora sicuramente vuole un reparto più offensivo. C'è un fallo però. Sì, io non li faccio vedere sti falli. Vai per Verratti, sembrava che voleva tirare, ma da quella distanza mi sembra eccessivo. Che tra l'altro Verratti è del Pescara che vieni. In Serie B giocava. Errigo. Palla per Zara ma imprecisa. Ora il PSG si fa vedere. Palla per Adnan, il giocatore iracheno. Spettro. Pallone per Zara che ha un'autostrada c'ha. Quello di Zara. Non ci arriva però Spettro. Doveva tirare sicuramente. Azione quindi sfumata. Palla per Lucas, ma la palla è fuori. Che cosa sono? Ah, calcio d'angolo, vabbè. Occhio. Palla per Pressello, che impresa sicura. Allontana la minaccia. Palla mezzara. Azione per palla per Spettro. 1-2. Spettro si prova a penetrare la difesa. Resiste alla palla. La dà indietro. Palla per Zara. Attenzione, Granito. Colpo di testa, però è troppo facile per Areola. Azione comunque buona, ma ci voleva più di incisività. Comunque la partita rimane ancora aperta. Zara, Spettro, palla per Granito, attenzione Granito, Granito, non passa il primo, pallone troppo corto, allora riparte il PSG, Musiala che comunque sta sprecando molto, dovrebbe essere già con qualche gol in più, ma un po' di errori, ma del resto il VP Silol si sa che è una squadra che fino a qualche anno fa stava addirittura in Serie D, ora si ritrova a giocare per l'Europa delle grandi. Non ne aspetto. San Vito. Un po' di danni Spettro. Palla per Zahara. Però si perde un po'. Spettro. Zara. Pallone per Taha. Ma la palla non viene anticipata. E allora si ritorna nel centrocampo. Ora prova se ne Cavani. Ci sono sostituzioni, esce, entra Mbappé, questo è un giocatore da tenere d'occhio. Anzi, facciamo qualche sostituzione pure noi, perché tanto. Come siamo messi? Zara è un po' fuori forma. San Vito ormai non c'ha più energie, quindi entra Lazar, Caligiuri esce ed entra Nicodemo. Poi Kurtic al posto di Taha. Triplo cambio. C'era mezza squadra stanca, beh mezza.
granito. Spettro, che ormai non hanno più neanche energia neanche lui. Zara. Palla per Kurtic. Se ne Kurtic. Kurtic. Palla per Spettro. Non la tiene, ma granito. E c'è il gol del 2-0. Il VPC lo raddoppia all'81esimo. E probabilmente chiude la partita. Detto che segna anche oggi dopo il gol contro il Manchester United 2-0 per il VPC LOL. Sì, è un po' strana, insistita. Spettro non è riuscito, ha fatto un miracolo, ma lì non può nulla sulla respinta. Dovrei far giocare di più Granito. Vabbè che abbiamo sfoltito la rosa con la sua. Anche se qualche altro giocatore lo dovrei prendere probabilmente, perché onestamente abbiamo un po' la rosa corta. Palla per Daniel Spettro, ma la palla non arriva. Ancora Daniel Spettro che nonostante senza energie continua. Attenzione, Nicodemo. Spettro. Pallone per Nicodemo. Però secondo il calcio d'angolo poteva tirare, ma entra pure Neymar. Attenzione. Pallone, ma il portiere di Kurtic non è abbastanza angolato. PSG che comunque deve fare subito un gol se vuole ancora sperare. Per questo torneo, diciamo, tra le grandi in America. C'è ancora. Però ora prova l'ultimo assalto. Nicodemo, Daniel Spettro che ora è isolato, deve aspettare che sopraggiunga qualcuno. Pallone per Zahara, Zahara per Spettro. Attenzione, Spettro. Però sbaglia tutto con un. Sì, un tiro strano che ha fatto. Non l'ho capito, ma ho sbagliato, forse ha preso il pulsante sbagliato. Non sono ancora. Vabbè, finisce così probabilmente. Non aprire sempre. Quale pacco? Adesso non posso controllare. Prendi quella. Sì. No. Vabbè, finisce così, raga. Scusate, ho avuto dell'interruzione, vabbè, poi taglierò. Ah, il Bayern ha pareggiato, ma comunque ha vinto lo stesso. Vabbè, se avessimo vinto, o meglio, non avessimo perso. Squadre nazionali. Sì, lo so, ma. Cosa succede con il sipario? Lo so neanche per quest'anno. Ufficio allenatore, cos'è che volete? Carico allenatore, offerta allenatore. Non ci sono. Vuole nazionali, sempre Iraq possiamo fare, sì. Vabbè che non allenavo già l'Iraq, no. Contratto. Ho detto contratto per un altro anno, ok. Rinnoviamo con l'Iraq. Poi facciamo. Fatta di squadra. 82. Ingaggio perché abbiamo avuto un ingaggio per caso. La mia squadra. Cosa possiamo fare? Lasciando perdere i giocatori che sono in prestito.
questi sono in prestito, no? Questi qua che vedo qua. Anche se Davide Tassone l'avrei voluto tenere. Abbiamo un po', diciamo, di carenza di difensori, perché abbiamo pochi giocatori, dobbiamo. Non so quanto manca alla fine del mercato. Possiamo permetterci qualche altro colpo. Triclub, cosa volete? Ah, cacciatore. Prendiamolo, dai. Così. Non mi ricordavo tutta questa cosa. Osservazione. Dropage. Vabbè, lasciamo perdere. No, Sterling no, troppo vecchio. Facciamo così però, facciamo una ricerca avanzata. Scriviamo Luca. Sai cosa sto pensando? Perché non prendiamoci Lukaku? Anche se è un giocatore un po' troppo vecchio. Però non credo che abbiamo possibilità di prenderlo, onestamente. Quant'è il costo di rescissione di questo? Ah no. Non lo so. Quanto è. Aspetta un attimo che guardo. Ma oh, oddio, non è vecchio. No, lasciamo perdere. Dobbiamo trovare qualche altro. Beh, questo abbiamo preso. Facciamo. 3 righe che possiamo prendere. Andiamo però a tavolare delle trattative all'ultimo minuto. Dal Chelsea ci sarà qualcuno che possiamo prendere. Ho tutti i giocatori comunque. Interessite. Che possiamo prendere qualcuno. Ci serve più qualche centrale. Però serve anche un giocatore proprio che fa il caso nostro. Vabbè, qui fai a nulla. E vediamo un po' a che prezzi possiamo pensare di prendere qualcuno. Ma cos'è la barra? Io non mi ricordo niente purtroppo. No, basta, non prendo nessuno di questi. Non mi soddisfano. Andiamo avanti. Sì, va bene. Tanto posso fare tutte e due le cose. Sì, vabbè, ormai è in decadenza quel giocatore. Giocheremo contro la Lazio. Ah, la Supercoppa, è vero. Vabbè. Eccoci qua, l'assenatore Dirac. Sì. Vabbè, lasciamolo parlare. Se però vestiti così non si può sentire. Io non mi vestirei mai in questo modo. Comunque abbiamo accettato questa offerta, tanto. Ecco con un'altra linea di vista. Mi uscirà vincitore. Ah, siamo con Daniel Spettro. Vedremo. Che si è aggregato la squadra. Bene, abbiamo un altro giocatore in più. Vabbè, vendiamo pure questa cosa, ma lo faremo nel prossimo episodio. Adesso non è il caso. Comunque vediamo un po' lo schema di gioco. Ok, è tornato in Dial Plasma. Dopo il recente infortunio.
Non abbiamo attaccanti, dobbiamo comprare un po' di attaccanti perché siamo veramente senza. Abbiamo cacciatore, un po' vecchio ormai, però vabbè. E niente, che dobbiamo fare? Tornerà De Santis. Sì, siamo senza attaccanti. Ma ce ne occuperemo nel prossimo episodio. Cioè, nel prossimo episodio di PES 2018, stagione 3, affronteremo la inizieremo la stagione affrontando la Supercoppa Italia, dove affronteremo la Lazio. Ci si vede, ciao, alla prossima. Come diciamo in arabo, Aleikum Salam.